Candelora d'oro andrà quest'anno ai volontari catanesi, l'anima migliore della città, alto esempio di solidarietà e di impegno sociale. Ad annunciarlo il sindaco di Catania Enzo Bianco, parlando della 20ª edizione del prestigioso riconoscimento attribuito ogni anno durante la festa di Sant'Agata a personalità distintesi nei campi delle professioni, delle scienze, della cultura, del volontariato e dello sport. Il riconoscimento sarà consegnato sabato 28 alle 20 nella corte di Palazzo degli Elefanti a Salvo Consoli, il volontario che idealmente li rappresenta tutti, alla presenza di autorità civili, religiose e militari, ma soprattutto con la partecipazione di tutto il mondo del volontariato. Prima della consegna, il sindaco Enzo Bianco e l'arcivescovo Monsignor Salvatore Cristina procederanno come da tradizione all'accensione della lampada votiva in onore della patrona della città. Subito dopo, in Piazza Duomo, l'omaggio floreale a Sant'Agata da parte dei Vigili del Fuoco, quindi lo spettacolo di videomapping proiettato sulla facciata di Palazzo dei Chierici a cura di Fabrizio Villa e i fuochi barocchi in Piazza Duomo. Al termine prenderà il via la notte bianca dei musei e del commercio, con i luoghi della cultura e i negozi del centro aperti.